Massimiliano Capriolo, allenatore del Torino Calcio, vincitore di questo torneo, direi che comunque è stata un'esperienza molto bella perché si sono viste anche altre squadre non professionistiche che vi hanno anche messo come lucente in difficoltà. Ma come dicevo prima, ho trovato un livello molto alto, soprattutto nelle dilettanti, calcolando che comunque noi abbiamo giocato sotto età. È stata un'esperienza importante di crescita, perché comunque sono partite che a noi fanno crescere tantissimo. E poi, ripeto, a livello veramente alto, sono rimasto stupito favorevolmente di tutte le dilettanti che erano presenti. Un plauso va sicuramente a voi che vi allenate e ai dirigenti per l'educazione e il modo in cui questi ragazzi sono stati in campo. Non hanno copiato le cose brutte che si vedono nei professionisti. Quello diciamo che è un nostro marchio di fabbrica. Noi sull'educazione puntiamo molto, ma le cose molto semplici, senza esagerare più di tanto, però rispetto degli altri, rispetto del posto, rispetto di tutte queste cose, l'arbitro, gli avversari e quant'altro. È dura quando si vedono certi giocatori più in alto, come diceva lei, che danno degli esempi sbagliati, però questi ragazzi sono intelligenti per capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quanto è educativo per molti di questi ragazzi poter entrare in una squadra come il Torino, che ha una tradizione di primavera, di giovani pazzesca? Ma noi puntiamo molto sulla nostra storia, come è giusto che sia, sul rispetto, sull'onore di portare questa maglia. Noi crediamo molto in questa maglia, a partire da noi istruttori, staff e quant'altro. E quindi cerchiamo di trasmettere quello che magari abbiamo vissuto noi, hanno vissuto i nostri genitori, del Toro che era una volta. Quindi ne parlavamo prima, la partita è stata il classico esempio del quarto d'ora granata, si può dire così, scomodando le persone più in alto, però, ne parlavamo appunto prima ed è successo quello, il cuore granata si è visto in questa finale.